Sì, siamo qua oggi in piazza San Giovanni insieme alla CISL e alla UIL per manifestare, per dire al governo che c'è bisogno di più attenzione ai temi che unitariamente abbiamo posto. Siamo in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia, davanti alle prefetture, nelle piazze principali, per spiegare ai cittadini e ricordare al governo che bisogna in questo prossimo DEF che viene discusso in questi giorni alla Camera e al Senato, occuparsi dei pensionati, dei giovani, dei lavoratori, della sanità, del rinnovo dei contratti. Questi sono i titoli e tanti argomenti insieme, perché lo scopo della CGIL e degli altri sindacati è quello di tenere insieme le varie generazioni. Quando noi chiediamo di piantarla lì con una rivalutazione dell'età anagrafica per andare in pensione, questo meccanismo che a partire dal 2019 si aggiornerà ancora e alzerà ancora l'età di uscita. Si tratta di dare una risposta a chi è vicino alla pensione, quindi vede sempre alzarsi l'asticella e perde la speranza e perde la certezza di quando finalmente potrà andare in pensione, ma è una risposta concreta anche alle giovani generazioni, che al di là di tutti i proclami, al di là degli interventi anche a spot che in questi anni si sono fatti, la risposta alla povertà è il lavoro, la risposta al bisogno dei cittadini è il lavoro, e il lavoro per i giovani si crea se si aprono delle speranze in uscita per chi oggi occupa le postazioni. Allora, dare mobilità in uscita significa anche dare accesso al mondo del lavoro a chi oggi sta aspettando e sta aspettando da anni. In questo documento di programmazione economica e finanziaria sono previsti ancora una volta gli strumenti della decontribuzione per le nuove assunzioni. È uno strumento che nel passato è stato usato, penso al Job Act per le trasformazioni a tempo indeterminato, che ha avuto dei risultati nell'immediato, salvo poi andarsi ad esaurire e vedere aumentare licenziamenti disciplinari, licenziamenti per giusta causa. Non è uno strumento strutturale che può dare su lunga prospettiva una risposta occupazionale. Chiediamo che ci siano delle risposte invece più concrete, e credo che quello di fare spazio all'interno del mondo del lavoro sia una di queste. Vogliamo occuparci anche delle donne e del fatto che venga riconosciuto il lavoro di cura e tutte le ore che chi in famiglia occupa per il lavoro domestico, il lavoro di cura e assistenza a disabili e agli anziani venga riconosciuto attraverso un meccanismo premiante per la pensione. E vogliamo che il governo chiuda definitivamente il rinnovo dei contratti pubblici che sono aperti. Penso alla scuola e al pubblico impiego. La scuola in particolare aspetta e sono stati stanziate cifre che sono assolutamente insufficienti. Il pubblico impiego sappiamo che da anni soffre e non è stato dietro per 9 anni di fila all'aumento dell'inflazione, perché il rinnovo dei contratti è stato di fatto bloccato. Tutti questi argomenti io credo che debbano essere presi uno per uno, e su ognuno di questi aspettiamo delle risposte. Siamo qui oggi in piazza San Giovanni come CGIL e CISL UIL, così come in tutte le piazze italiane, davanti alle prefetture. Abbiamo scelto questa location perché vogliamo stare in mezzo alla gente in questa giornata per svolgere un presidio importante su alcuni temi che sono frutto della nostra piattaforma, che sono frutto del confronto con il governo. In questi giorni c'è un confronto importante sul sistema elettorale, ma crediamo che questo Paese abbia bisogno anche di attenzione rispetto alle fasce deboli e a ciò che rappresentiamo, che è il mondo del lavoro, che sono i nostri iscritti, i nostri giovani, i nostri immigrati, i nostri pensionati. La piattaforma rivendicativa che ha portato poi a un accordo nel 2016 e all'apertura della fase 2 sul tema pensionistico vede una serie di punti contenuti in questo volantino che stiamo distribuendo in tutte le piazze italiane per affrontare il tema dell'ulteriore pezzo di riforma pensionistica, perché comunque riteniamo ingiusto continuare a innalzare l'età pensionistica sapendo che oramai si va in pensione quasi a 67 anni e che nel 2018 ci sarebbe l'ulteriore scalino. Nel frattempo le famiglie sono sempre più povere, nel frattempo abbiamo la necessità di dare risorse ai lavoratori e lavoratrici, perché occorre rinnovare i contratti collettivi. Il contratto collettivo della scuola non è stato rinnovato da 8 anni, il contratto del pubblico impiego e comuni, province, regioni da 7 anni. Chiediamo che ci sia la rivalutazione e la perequazione per i nostri pensionati e pensionate. E un paese
come il nostro, comunque un'economia avanzata, buona parte dell'economia del paese viene fondato su quelli che sono i consumi. I consumi nel nostro paese rallentano perché le risorse disponibili delle famiglie sono poche e di conseguenza anche Draghi disse che c'è un problema rispetto al PIL e al consumo interno, c'è un problema salariale in questo paese. Sono oramai tantissimi i contratti collettivi che non vengono rinnovati e a fronte di una cura dimagrante fatta di tagli nelle province, nelle regioni, di scarsa attenzione alla sanità. E quando parliamo di sanità non parliamo semplicemente di ospedali, strutture ospedaliere e quindi di interventi e di riabilitazione, parliamo anche di presa in cura del paziente, parliamo di una popolazione che invecchia, vive più a lungo ma ha più bisogni e più necessità, parliamo di presa in carico del paziente, parliamo del percorso sociosanitario, dell'assistenza domiciliare. Quindi sul tema della sanità, sul tema della previdenza, sul tema del lavoro, perché gli interventi fatti negli ultimi anni di incentivi alle imprese per le nuove assunzioni, Job Act e non solo, ha favorito sì un inserimento di nuovi giovani, ma probabilmente i dati ci confermano a tempo determinato. Allora questo paese ha bisogno non solo di dare incentivi alle imprese, ha bisogno di dare risorse ai lavoratori e alle lavoratrici. Ha un problema di natura fiscale e quando parliamo di fiscalità non parliamo semplicemente dell'IRPEF o parliamo anche dell'IVA. Speriamo che la finanziaria rinvii al 2019 l'aumento dell'IVA, ma questo ricade poi sulle fasce più deboli. Sono sempre di più le persone che fanno fatica a curarsi in questo paese. Abbiamo un problema, quello del mondo del lavoro giovanile, perché i giovani che non hanno prospettive tendono sempre più, i più bravi, e non solo, andare in altri paesi. Allora crediamo che ci sia un aspetto salariale, un discorso di prospettiva del paese. La piattaforma indica una serie di punti. Questa mattina Sua Eccellenza Prefetto ci ha ricevuto, abbiamo consegnato il nostro volantino e il nostro documento. Le prefetture hanno il compito come organo periferico del governo di raccogliere queste istanze e di portarle nel confronto che ci sarà con il governo, con le parti sociali, con CGIL e CISL. Quindi un'iniziativa importante. Abbiamo deciso di scendere in piazza, di manifestare, di divulgare le nostre iniziative, perché questo paese non è fatto solo dei populismi, questo paese non è fatto solo delle riforme elettorali, questo paese è fatto soprattutto da milioni e milioni di lavoratori e lavoratrici. E ci auguriamo che alcune cose vengano affrontate. È un paese che ha circa 900 miliardi di entrate fiscali, ma che ha un tasso di evasione e di elusione significativo, anche se oggi nella statistica europea viene messo nella valutazione dell'andamento economico anche il sommerso, che per fortuna da un lato è diminuito di qualche miliardo per i dati relativi al 2015. Quindi una grande attenzione. Questo non significa che le nostre idee si fermeranno qui, vedremo come va il nostro confronto, quali saranno le leggi a sostegno di questa iniziativa, quali che saranno le risorse destinate, e dopodiché proseguiremo anche eventualmente con ulteriori iniziative, perché vogliamo e dobbiamo essere ascoltati. Buongiorno, e noi siamo qui oggi perché ci sembra importante manifestare per una legge di stabilità che ancora una volta non partecipa nel modo giusto, non riflette nel modo giusto sulle necessità che quest'Italia oggi malata purtroppo ha, riferita ai nostri giovani, a una sanità che ormai non ha finanziamenti, riferita ai pensionamenti. Più gente si presenta da noi chiedendoci se è vero che si va ormai in pensione a 70 anni. Non abbiamo più risposte neanche per queste domande. È ovvio che bisogna finanziare bene e non soltanto fare leggi dove si pensa a ulteriori tassazioni, bisogna sicuramente pensare ai nostri giovani. Noi abbiamo anche una provincia che ormai ha perso tantissime delle sue industrie, noi abbiamo bisogno che con normative precise e immediate si creino dei posti di lavoro. Lo si può fare per tramite della legge di stabilità, e questo che vogliamo. Oggi siamo presenti in tutte le piazze d'Italia, davanti alle prefetture, questa mattina ci siamo presentati dall'illustrissimo signor prefetto che come sempre ha ritenuto importante conversare con noi sindacati e sentire quali sono le esigenze dei cittadini.